Diciamo che le persone sono interessate ad alcune cose che Salvini in qualche modo fiuta, no? Perché sto tema del coprifuoco. Oggi è venuto da me la Ghisleri e mi ha detto che c'è oltre il 60% che chiede di allungarlo, no? È un qualcosa che nel paese si sente molto forte. Allungarlo significa non 23, farlo 24, saltare, non farlo saltare adesso il coprifuoco. Questo... Ah, 23-24 l'orario. Cioè, un pochino più tardi, eccoli qua. Io sono in quel 60%, cioè tutti siamo in quel... Ma io credo che siano anche di più. Tutti vogliamo uscire da quest'incubo. Il tema è lavorarci per non rientrarci, quindi farlo superare il coprifuoco come lo conosciamo per non rientrarci pochi mesi dopo, e secondo, non è che dirlo ogni giorno serva a cambiarlo. Noi ci stiamo lavorando, io per esempio come Ministro degli Esteri, insieme al Ministro della Salute, il Ministro del Turismo, stiamo lavorando all'estate per far arrivare i turisti. Certo. C'è questo... Quindi secondo lei il 16 maggio, come dicono tutti, lo superiamo il coprifuoco? Ma io credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco. Ovviamente, voglio dire questo, non è un liberi tutti, ci siamo passati troppe volte quando ci sentivamo di essere totalmente liberi e poi alla fine siamo ripiombati in una terza ondata. E non vale solo per l'Italia, perché questa situazione ce l'hanno tutti. Mi lasci dire una cosa, cioè, sono ore importanti perché, come le dicevo, adesso noi dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia a godersi delle bellezze d'Italia. Il famoso Green Pass. Ed è bellissimo che mi stanno chiamando sia paesi europei, ministri degli esteri europei,